vaccino, a che punto siamo, cosa dobbiamo fare, come affrontare questa pandemia. Ne parliamo con il medico per eccellenza, lo scienziato per eccellenza per noi italiani, Umberto Veronesi. Allora, professore, questa influenza è grave o no? È un'influenzetta oppure dobbiamo aspettarci qualcosa di veramente serio? Allora, i dati di cui disponiamo dimostrano che è una vicenda seria per la sua contagiosità. È un'influenza che si diffonde molto rapidamente, è una pandemia, quindi interessa a tutti i paesi del mondo, e la caratteristica è di essere diversa dalle altre influenze in quanto colpisce soprattutto persone giovani, persone anche di mezza età, mentre risparmia abbastanza le persone anziane. Ecco, navigare a vista, lei ha detto, nell'affrontare questa influenza, cosa significa? Il rischio è che cambi continuamente nei mesi prossimi? Sì, il rischio che cambi, poi il rischio che ci siano dei focolai magari più esplosivi, diciamo così. Queste pandemie si sviluppano a macchia di leopardo. Delle zone improvvisamente sono molto colpite, altre sono risparmiate, con una logica imprevedibile, quindi senza possibilità di prevedere esattamente cosa accadrà, per cui bisogna stare molto ogni giorno a seguire l'evoluzione della malattia. Contro questa influenza così mutevole abbiamo un'arma però in questo momento, il vaccino. Lei cosa ne pensa? Beh, il vaccino funziona. I paesi che l'hanno usato su larga scala, gli Stati Uniti e anche in America Meridionale, funziona bene, protegge. Chi si vaccina di regola non ha la malattia. È sicuro questo vaccino? Ha effetti collaterali? Ma effetti collaterali sono minimi, trascurabili come tutti i vaccini. Naturalmente tutte le cose che noi ci introduciamo nel nostro corpo possono avere un minimo di rischio, ma è veramente trascurabile, non lo considererei. Ecco, tutto il mondo ha un atteggiamento contraddittorio verso questo vaccino. Da una parte c'è una ricerca, un assalto, da una parte una resistenza a farlo. Primo tra tutti, proprio i nostri medici. Ha senso o no questa contraddizione? Sì, i medici per loro natura sono singolarmente e paradossalmente abbastanza fatalisti e quindi accettano con qualche riluttanza interventi che li riguardano. In realtà penso che i medici debbano vaccinarsi perché in tutte le malattie gravi, tutte le pandemie che possono occorrere, non questa per il momento, ma il futuro non lo conosciamo, la classe medica è quella che deve curare gli altri, quindi devono questi essere, deve essere la classe più protetta. Allora a questo punto chi si deve vaccinare secondo questo piano di vaccinazione nazionale? Ma in questo momento mi pare che la tendenza è vaccinare le persone che sono più esposte o che possono infettare altri, quindi che vivono in un ambiente molto, diciamo, ricco di contatti. Per esempio i medici, si era detto, le forze dell'ordine, si era detto, tutte le persone poi che sono già cronicamente malate di malattie più varie, che quindi sono più esposte al rischio perché le loro difese immunitarie sono un po' compromesse. E poi le donne in gravidanza, dopo il terzo mese soprattutto, e l'altra categoria è quella dei ragazzi, dai 5 ai 15 anni, sembra dagli indagini del paese dove è stata più comune questa influenza, siano esposti al rischio. Ecco, ripetiamo un concetto importante, la situazione che ora vediamo può mutare, può cambiare? Le pandemie sono imprevedibili, si sviluppano secondo un processo bizzarro che è legato qualche volta a dei cambiamenti della virulenza del virus stesso. E quindi se c'è una mutazione di quei geni che compongono il virus può assumere caratteri diversi. Per il momento non è mutato. Questo siamo sicuri. E quindi è una malattia non grave, ci si ammala molto, ma non la letalità minima.
oltre che dell'influenza, bisogna avere paura anche del panico, della paura che può diffondersi tra noi cittadini. Ha senso o no questo panico, questa paura eccessiva? Ma il panico è sempre un cattivo consigliere, quindi noi pensiamo che assolutamente non c'è nessuna ragione di panico. È una influenza abbastanza singolare come comportamento, molto contagiosa. Abbiamo il vaccino, abbiamo l'arma per combatterlo, bisogna stare attenti, e le autorità sanitarie, mi pare, per quello che ho visto, sono molto attente, stanno facendo dei piani in caso di necessità. Può darsi che tutto si risolva senza grandi infezioni diffuse, può darsi invece che ci sia la necessità di accentuare l'intervento vaccinale.